Bella a tutti ragazzi, io sono Valerio. E io sono Francesco. E oggi siamo in una classifica, anzi in una serie di classifiche, che comprenderà i personaggi dei vari colori. In questa classifica noi sceglieremo un colore e andremo a dire, diciamo, i personaggi più importanti con quel colore. Magari perché sono tutti di quel colore, perché magari hanno una caratteristica con quel colore. Come avete visto dal titolo, sarà i personaggi degli anime con una caratteristica del colore blu. Piccola avvertenza, i personaggi non sono messi in base alla loro importanza, ma totalmente a caso. Come primo personaggio, o diciamo una serie di personaggi, è il Super Saiyan Blue. Infatti, come Super Saiyan Blue troviamo sia Vegeta, che Vegito, che Goku. Però in generale il Super Saiyan Blue, avendo proprio i capelli blu e anche, diciamo, l'aura, quindi diciamo che ha un'altra caratteristica oltre ai capelli, di questo colore, infatti è blu e ovviamente non poteva mancare in questa classifica. Poi troviamo Pilaf, che è tutto blu, diciamo, e quindi rientra in questa classifica, uno del primo nemico di Son Goku, e quindi anche lui è in questa classifica. Come terzo personaggio abbiamo sempre, continuiamo con i personaggi di Dragon Ball. Sarà una casualità, però insomma Dragon Ball usa tanti colori e quindi in questa posizione troviamo Bulma, che diciamo all'inizio aveva dei capelli un po' sul verde acqua, però diciamo che se prendiamo in esame quella di Dragon Ball Super ha proprio i capelli blu, diciamo più tendenti all'azzurro, e quindi non poteva mancare nemmeno lei in questa classifica. Al quarto posto poi troviamo Bibi, la reginetta di Alabasta, anche lei con i capelli azzurri, come non metterla, perché è stata molto importante nella saga di Alabasta e che ha aiutato i nostri personaggi appunto a sconfiggere Crocodile. Al quinto posto abbiamo Blue Dragons, in generale Blue Dragons è il nome del titolo, non mi ricordo come si chiama, però se prendete, per esempio scrivete Blue Dragons, vi spunta il personaggio principale che aveva quest'ombra che si trasformava in un drago. Io lo vedevo per esempio da piccolo e c'era questo drago proprio di colore blu. Al stesso posto troviamo Doraemon, il nostro gattino tutto blu, che aiuta appunto Nobita e che essendo tutto blu doveva entrare per forza. Al settimo posto troviamo Happy, che diciamo è il personaggio che sta a fianco al personaggio principale di Fairy Tail, che è proprio Natsu. Vediamo questo gattino che è proprio di colore blu e quindi anche lui non ci poteva mancare in questa classifica. Al ottavo posto troviamo Frankie, il carpentiere dei Mugiwara, e lui ha i capelli blu che hanno questa caratteristica che possono cambiare forma a tacimento, e quindi abbiamo inserito. Al nono posto troviamo Rem, direttamente dall'anime Re Zero, la rivoluzione di un nuovo mondo o qualcosa del genere. Ha i capelli blu, io non ho mai visto l'anime, però ha i capelli blu e quindi conoscendolo ho detto ha i capelli blu e la mettiamo in questa classifica. Al decimo posto troviamo Dolcetto Maschio, che fa parte di One Punch, è il primo classificato alla classe A. E anche lui comunque si è molto spietato, ha questi capelli che lo rendono bello, che appunto sono blu, e quindi abbiamo fatto entrare anche lui in questa classifica. Questa classifica è finita. E come avete visto abbiamo preso in considerazione il colore blu e in altri episodi prenderemo in considerazione ovviamente altri colori e quindi con altri personaggi. Quindi se vi è piaciuto questo video mettete un mi piace e iscrivetevi, guardate altri nostri video, seguite la nostra pagina Facebook e andate sul nostro blog, link in descrizione. E noi ci rivediamo ad un prossimo video, ciao!